Buongiorno a tutti! In questo tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico borsello che ho deciso di chiamare borsello donna. Per poterlo realizzare, ve lo faccio vedere subito, io ho utilizzato il filato della Mondia, che è questa rocca che si chiama Macro Amore Fine, fantastica. Io ho utilizzato il grigio. Ogni rocca è da 500 grammi, misura 280 metri, è un filo molto ritorto, è 80% cotone riciclato, 20% poliestere riciclato, molto ritorto, però è facile da lavorare rispetto a quelli molto più grossi. Oltre al colore grigio, vi faccio vedere anche altri due colori presenti sul sito, che sono questo verde militare, anche questo fantastico, e il blu, ma c'è anche un color, diciamo, panna e un bianco sporco, se non mi ricordo male. Comunque vi lascio il link in descrizione. Inoltre, in descrizione vi lascio anche i link alle diverse manici che ho. Vedete, questo ho fatto tono su tono perché ho il grigio, ma ci sono anche altri due colori a disposizione, ve lo voglio far vedere, che sono questo rosa antico e rosa pelle, che io trovo fantastico il grigio perché lo potete abbinare sia sul grigio che sul blu. Il rosa pelle lo potete abbinare sul grigio per staccare e non fare tutto appunto grigio, ma anche sul verde, mentre questo rosa un po' più acceso lo vedo bene sia sul blu che sul panna, anche questo sul panna grigio. Sul panna, secondo me, muore un po', quindi vi consiglio di fare in questo caso tono su tono. E inoltre, sempre sul sito, vi lascio anche il link per poter avere i gancetti per poter agganciare la tracolla alla nostra borsa e anche il link ai bottoni. Ho diversi bottoni, io ho usato questo qui, ve lo faccio vedere, eccolo. Ma potete usare anche quello tondo nero, che secondo me è meglio perché questo comunque è marrone, quindi magari poi fate troppi colori, quindi il nero, che invece è un po' più tranquillo, io vi consiglio anche il nero. Comunque vi lascio tutto in descrizione. Per quanto riguarda il quantitativo, che mi sono dimenticata di dirvelo, per poter realizzare questa borsa io ho utilizzato solamente una rocca e me ne è avanzata anche un po', quindi volendo magari la potete fare un po' più lunga, non di tantissimo, magari mettete soltanto due o tre catenelle in più, oppure un po' più larga, quindi magari vi consiglio di mettere soltanto, invece delle mie 55 catenelle ne mettete 57, e invece dei miei 21 giri ne andate a fare 22-23, non di più, perché altrimenti poi comunque non riuscite a completarla, perché poi dovete comunque fare anche la parte che si ribalta. Ve la faccio vedere bene la borsa. Alla fine si tratta di fare un lungo rettangolo, vedete, è già bella piena perché ci ho già messo della roba dentro, si tratta di fare un lungo rettangolo che poi viene piegato su se stesso e cucito lateralmente. Poi si va a fare la parte più pieghevole e si va a mettere il bottone. Io per mettere il bottone in realtà non ho cucito, ho utilizzato sempre il filo e l'ho fatto passare nelle asole del bottone, facendo poi un nodino all'interno. Stessa cosa per creare l'asola che mi chiude la borsa, ve la tolgo. Ho preso un lungo filo di circa 30 centimetri, ho fatto una piccola asola facendo un nodino che poi mi serve per poter appunto chiudere la mia borsa. Se non volete usare questa tecnica, potete naturalmente andare a mettere una zip. Io non mi piace cucire, quindi per questo non l'ho messa, e come potete vedere non ho tagliato i fili perché mi piace il fatto che scendano. Quindi, una volta fatto questo, sono poi andata ad agganciare la mia tracolla e quindi il nostro borsello donna è terminato. Davvero davvero facile. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra borsa, io ho deciso di utilizzare il filato della linea Mondial, che si chiama Macramore Fine, che è questo rocca da 500 grammi che misura 280 metri, è formato 80% cotone riciclato, 20% poliestere. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il grigio, però al sito trovate disponibile anche il blu, il verde militare e anche un panna, oppure più che un panna, diciamo un bianco sporco. Per poter realizzare la borsa, oltre ad aver bisogno di una di queste rocche, abbiamo bisogno anche di un bottone. Io non sono ancora indecisa se scegliere questo o questo qui, deciderò una volta fatta la borsa quale ci si addice meglio, e soprattutto abbiamo bisogno anche di una tracolla, eccola qui, anche qui la trovate disponibile sul sito, a cui ho aggiunto gli anelli per poterla attaccare
staccare senza dover andare a usare l'uncinetto, quindi filo con l'uncinetto, anche questi anelli che trovate disponibili anche questi sul sito in descrizione. Naturalmente in sotto vi avrò messo tutti i link per poter acquistare queste cose. Allora, detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto il numero 6 e vi dico già che per la borsa andremo a fare un lungo rettangolo che poi verrà piegato su se stesso. Per realizzare questo lungo rettangolo io ho montato 55 catenelle, mentre qui vi farò vedere un piccolo campione. Montando 55 catenelle avremo una lunghezza di 65 centimetri, quindi la andremo a lavorare in altezza, lunghezza 65, che poi piegheremo a 2, quindi questa è la lunghezza, quindi verrà piegato in questa maniera. Quindi ripeto, io ho montato 55 catenelle e questo mi ha permesso di avere un rettangolo lungo 65 centimetri. Se volete fare la borsa più lunga, quindi più profonda, mettiamola così, dovete aumentare le catenelle, potete aumentare di quanto volete, ma io vi consiglio di non metterla troppo, di non farla troppo grande, a meno che poi non abbiate intenzione di foderarla, e in quel caso mi raccomando, con una rocca non ce la fate. Se mettete molte più catenelle, tipo decidete di mettere 10 catenelle in più, sicuramente vi occorrono due rocche invece che una. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro. Quindi montate le catenelle, andiamo a fare in questa maniera. O vi alzate con 2 catenelle, oppure prendete il filo, entrate nella prima catenella e andiamo a fare una maglia, una mezza maglia alta. E continuiamo così per tutto il giro. Andiamo a fare una mezza maglia alta in ogni catenella. Quindi, primo giro, una mezza maglia alta in ogni catenella. Quindi davvero semplicissimo. Scusate, mi tiro un po' il filo. Quindi andiamo a fare una mezza maglia alta in ogni catenella. Nel mio caso solo un campione. Ma nella lavorazione non devo fare, ops, 55. Terminato il nostro primo giro, possiamo girare la lavorazione e andare a fare il secondo giro, e andremo sempre a fare delle mezze maglie alte, però in rilievo. Quindi o fate 2 catenelle o come me prendete il filo, andate direttamente sul filo dietro e andiamo a fare una mezza maglia alta. Stessa cosa, prendo il filo, vado nel filo dietro della mezza maglia alta successiva e di nuovo fare una mezza maglia alta e continuo quindi così per tutto il mio secondo giro. E questo il secondo giro che andremo sempre a ripetere. Quindi andiamo sempre a fare una mezza maglia alta in rilievo sul filo dietro, fino ad arrivare alle nostre 55 mezze maglie alte. Mi raccomando, ogni tanto andatevi a contare le maglie alte per essere sicure di non stare aumentando o diminuendo, ma di fare sempre lo stesso numero. Quindi finito il giro, di nuovo ci giriamo con la lavorazione e di nuovo ci alziamo un po', prendiamo il filo, entriamo nel filo dietro e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta. Ups, mi sono alzata troppo. Prendo il filo, vado sempre nel filo dietro, mezza maglia alta. Prendo il filo, filo dietro, mezza maglia alta. E quindi, come vi ho detto, continuiamo sempre così. Ora vi ripeto ancora una volta, io ho montato 55 catenelle e vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare per l'altezza della mia borsa, che una volta piegato il nostro rettangolo sarà poi la larghezza della borsa, perché vedete, questa è l'altezza, questa è la larghezza. Quindi vi dirò quanti giri sono da fare e poi vedremo come continuare la nostra borsa. Io ho terminato di lavorare il mio rettangolo. Vi ricordo che avevo messo 55 catenelle e ho lavorato per 21 giri. Questo significa che il mio rettangolo è alto, ve lo faccio vedere subito, 25 centimetri. Ora per andare a cucire io piego, facendo combaciare i lati più corti del rettangolo, e cucirò lateralmente da questa parte e da quest'altra parte. Naturalmente facendo sempre passare il filo con l'ago nella filo più esterno da entrambi i lati, quindi sia da questa parte. Qui invece no, perché abbiamo le catenelle iniziali, quindi faremo catenella per catenella.
E questo mi servirà ad ottenere la mia borsa, perché cucendo qui la mia borsa si aprirà in alto e sarà quindi piccolina ma capiente. Quindi adesso vado a cucire e poi vediamo come continuare. Allora, ho terminato di cucire lateralmente la mia borsa, vedete, cucita da entrambi i lati. Adesso dobbiamo andare a creare la chiusura. Non metterò la zip, ma andremo a lavorare da un lato dell'apertura, quindi vedete, lavoreremo sul lato in modo tale da andare appunto a chiudere la nostra borsa. Quindi io lavorerò sempre con l'uncinetto numero 6, mi aggancio dove ho la cucitura, vedete qui ho cucito, quindi mi aggancio poco prima. E vado a lavorare in questa maniera, andando sempre a fare le mie mezze maglie alte. Quindi questa volta inizierò con 2 catenelle, poi fermerò bene i fili e poi andrò a lavorare delle mezze maglie alte in questa maniera, dove riesco a passare con l'uncinetto in modo da non sformare la lavorazione. Vi dirò quante maglie alte ho fatto per arrivare dall'altra parte. Quante mezze maglie alte ho fatto per arrivare dall'altra parte. Mi dimentico di prendere il filo. E quindi continuo così in questa maniera. Poi vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare di nuovo il nostro giro. Allora, ho terminato il giro, ho fatto un totale di 19 mezze maglie alte, mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare le mie 19 mezze maglie alte. Quindi iniziamo subito dalla prima, andando ad alzare un po' la nostra catenella, prendiamo il filo, entriamo e facciamo la nostra mezza maglia alta. Solamente che rispetto a prima, quindi andiamo se scusatemi, andremo sempre a lavorare nella parte più esterna, più scusate, più interna. Allora, ho terminato il giro, ho fatto 20 ma mezze maglie alte e adesso continueremo a fare i giri sempre facendo le mezze maglie alte. Quindi vi faccio, scusate, avevo fatto il punto per vedere come girare, però vado direttamente in fare in questa maniera. Infilo l'uncinetto, alzo un po' la mia catenella, prendo il filo, entro e vado a fare direttamente la mia mezza maglia alta. E procedo così, vado sopra ogni mezza maglia alta e vado a fare la mia mezza maglia alta. Farò diversi giri, quindi vi farò alla fine sapere quanti giri sono andata a fare. Mi raccomando, per vedere di star facendo bene, ogni tanto ricontatevi le mezze maglie alte, in modo da essere sicure di averne sempre una ventina nel mio caso. Quindi io continuo a lavorare, vi dirò quanti giri sono andata a fare. Ricordatevi che noi stiamo facendo questi giri in modo tale da poi da girare la lavorazione, quindi piegarla in questa maniera e poter chiudere la nostra borsa. Dunque, ho terminato la mia chiusura, mettiamola così, ho fatto un totale di 11 giri e poi ho piegato in questa maniera e sono andata a mettere il mio bottone. Io avevo questo bottone, l'ho fatto, quindi vedete qua si piega, ho lasciato 1 centimetro e prendendo sempre il filo di lavorazione l'ho fatto passare nel bottone facendo un nodino all'interno, poi questi fili li toglierò. Poi ho fatto la stessa cosa in alto in corrispondenza, ho preso sempre un filo lungo diciamo una trentina di centimetri, l'ho fatta passare al centro facendo un nodo qui in alto per poterlo chiudere e in modo tale che la borsa venga chiusa con questa piccola asola. Sono solo indecisa se tagliare i fili di questa piccola asola che ho fatto, in realtà mi piace come scende, quindi magari glielo lascerò. Ora, ultima cosa, dobbiamo andare a mettere il nostro manico. Io quindi mi aggancio lateralmente, ve lo faccio vedere, è molto molto semplice. Quindi vado ad aprire il mio gancio e lo vado a far passare da una parte. Ho agganciato dal verso sbagliato, ti pareva? Scusate un attimo. Quindi lo tolgo, perché deve andare all'interno. Quindi allora aspettate, quindi questo è così, ok, quindi devo agganciare questa da questo lato
e quest'altro da quest'altro lato. Scivoloso, scusatemi. Ecco qui, lo aggancio anche qui ed ecco qua, la nostra borsa è terminata.